Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, allora, intanto saluto come sempre gli amici di JWS Juventus Women Supporter. E dunque, per un'Italia che rimane a casa dai mondiali in Russia, un'altra andrà a giocarsi i mondiali in Francia l'anno prossimo. L'Italia femminile dunque batte 3-0 il Portogallo, le reti di Girelli, scusate, Salvai e Bonansea. Portano la nazionale al mondiale dopo 20 anni, 20 anni che la nazionale italiana femminile non si qualificava per il mondiale. E beh, insomma, direi che è stata una bella, come posso dire, è stata una bella soddisfazione. Le ragazze se la sono meritate, direi tutte. Tra l'altro, una nazionale composta gran parte da giocatrici del Brescia e della Juve, e poi ci sono anche giocatrici di altre squadre. Ma lo zoccolo duro sicuramente era bianco-nero, e poi del Brescia, diciamo, erano due zoccoli duri, uno più impotente, quello della Juve, più pieno di ragazze. Brescia subito dietro. Infatti le marcatrici sono Girelli del Brescia e due gol di Salvai e Buonanssi. Allora, questo risultato secondo me è storico, appunto dopo 20 anni, va aggiunto al fatto che quest'anno l'Italia era riuscita ad arrivare in finale di Cyprus Cup. Persa con la Spagna, ma persa in maniera sfortunata. Io la rividi, la Spagna fu forte, ma soprattutto gli episodi andarono da quella parte lì. Ma l'Italia fece una gran partita anche nella Cyprus Cup, dimostrando insomma che la crescita del movimento femminile è veramente importante anche in Italia. Dunque, sono contento, come sono contenti tutti i tifosi di calcio femminile. L'Italia andrà al mondiale e a giugno del 2019 in Francia ne vedremo delle belle. Non credo che l'Italia abbia ambizioni di vittoria ancora per il momento, ma chissà tra un anno come sarà la situazione. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!